mamma diceva bene. Tieni chiuse quelle gambe. Stai per partorire. C'è una guaritrice qui vicino. Ti porterò io. Non è necessario, cara. Devo solo arrivare in cima alla collina. Io farò il resto. Cosa? Vuoi arrivare fin lassù? E intendi proseguire in quello stato? Sì! Oh! Anche se dovessi trascinarmi moribonda! Sei molto lontana. Se insisti, farai del male a tuo figlio. Farò meglio a portarti io a cavallo. Non devi sentirti in dovere di aiutarmi, ma di certo non rifiuterò. Sarebbe disonorevole abbandonare a se stessa una donna incinta. Perché il padre del bambino non è con te? Perché il padre è un dio. Mokus della foresta mi ha vista durante il solstizio e mi ha ammaliata. Hai giaciuto con un dio? Sì, è tanto insolito. Maria rimase incinta dal tocco di dio e ho sentito di un dio danese. Mi hanno seguite. Aspetta. È tanto insolito. Maria rimase incinta dal tocco di dio e ho sentito di un dio danese che giacque con un cavallo. Loki, anche lui si era mutato in cavallo. Non sei stata posseduta da un dio cavallo, vero? No, era decisamente un uomo, ma anche un dio, non certo un mortale. Ma non sono riuscita a vederlo bene nell'oscurità. Un figlio illegittimo. Oh. Dovrei crescerlo lontano da tutti e dal pettegolezzo. Un figlio bastardo. Sarebbe deriso. Ho giaciuto con un dio silvano e intendo vivere nella natura. Dovrei diventare una strega. Che ne pensi, cara? Basta questo per diventare una strega? Non siamo lontani, cara. Puoi lasciarmi sui gradini del tempio se credi. Tutto il resto verrà da sé. Non ti lascerò qui a dissanguarti o in preda ai lupi. Se il tuo dio amante non intende aiutarti, allora ti assisterò io nel parto. Dubito che arriverà. Sono fuggita dopo il nostro incontro. Grazie, cara. Mi sei stata più vicina di chiunque altro. Abbiamo raggiunto l'altare. Credi che il padre sarà in grado di raggiungerci dal suo mondo? Non è stato un dio a ingravidarmi, ma un semplice uomo, solo come me. Dubito che vorrà avere a che fare col bambino. Capisco. Allora ci concentreremo sul bambino. Respira a fondo e cerca di rilassarti. Ci vorrà tempo. Costruirò una tenda. Sei stata molto brava. La bambina sta bene. Senti come piange. Sarà una guerriera. Oh, una bimba! Non conosco nomi di guerriere che potrei darle. Che ne dici del tuo nome? Piccola Eivor? Ermina! Ti ho cercato ovunque. Bran mi ha detto che eri fuggita e ho temuto il peggio. Oh, è lei? Lui sarebbe il dio amante. Speravo meglio. Dio amante?
Devo considerarlo un elogio alla mia virilità o un nomignolo oltraggioso? Vai, Moccus. Le nostre famiglie non approveranno la nostra unione. E tu hai una reputazione da difendere. Credo di poter dire la mia. E dell'onore non mi importa. Nemmeno se dovremo vivere in una capanna nei boschi. Una capanna nei boschi si addice a una strega e sua figlia.